Voilà, ciao ragazzi, oggi voglio fare un'introduzione un po' diversa, infatti voglio partire ringraziando tutti i nuovi iscritti, in questo caso del 9 e del 10 aprile, e poi vi racconterò insomma quello che è successo questa mattina e quello che sto per andare a fare in questo momento, infatti sto per andare a trinciare l'erba nel vigneto. Comunque, allora, grazie a Hassan Amis, Andrea Berni, Emanuele Bosco, Valentina Lunghi, Lorenzo Lubrano, De Kotk, Gianmarco Micagni, Michele Petretto, Pablo Corso Sinovi e Stefano Bestetti. In generale, grazie a tutti quanti gli iscritti. Adesso vi rimando a questa mattina, invece così vi racconto quello che è successo e poi andremo a trinciare l'erba sul trattore. Oggi, innanzitutto, il Lucchez si sta occupando sempre come ieri del posizionamento dei fiori intorno all'agriturismo. Infatti, oltre a averli messi nei luoghi in cui avete visto ieri, bisogna metterli anche qui e in questi vasi davanti a casa nostra. Qua c'è il padre. Dato che però questi vasi sono pieni di terra, come potete vedere, è la terra dell'anno scorso. Per prima cosa devo svuotarli e successivamente li riempiremo con dell'altra terra, con altro terriccio insomma. E quindi per svuotarli adesso attaccherò il trattorino tagliaerba al carretto che avete visto all'inizio. Successivamente invece il Lucchez andrà a tagliare l'erba all'interno dei giardini e utilizzerà per la prima volta il trattorino elettrico, e io invece andrò a trinciare l'erba all'interno dei vigneti con il frutteto 85. Ok, trattorino collegato, adesso partiamo e andiamo a scaricare la terra. Mi sa che mi metto la GoPro però per fare un lavoro fatto bene col POV. Ok, si parte. Col carretto dietro, potente. Urca. Andiamo pianino però. Guardate che bello che è il carrettino. Devo anche provare a fare una cosa più avanti però. Devo fare un test della portata del trattorino. Vediamo quanto riesce a trainare. Allora adesso mi giro così. 360, potete. Così va bene, ok. Adesso vado a prendere i vasi che ci sono là e li scarico all'interno, perché come vi ho detto prima, questa è tutta terra vecchia e non va bene che... cioè non ci si può... aspetta che però è bilanciata sta roba. No dai, va bene così. Tutta terra vecchia questa, e quindi non va bene che resti lì, cioè non va bene piantargli nuovi fiori. Ok, che roba, come stampi nella sabbia al mare. Poi qua, allora, Lucchez voleva mettergliene due fiori, invece il padre dice che secondo lui è meglio che ce ne stiano tre. Adesso vediamo quante è andato a prenderne il Lucchez, ma dopo mi sa che l'ha ricontattato, cioè l'ha chiamato al telefono insomma per dirgli di prenderne tre. E adesso non so però dove svuotarla sta terra, mi sa che la butto nel vigneto. Beh, lì cos'è? È un mini vaso, viene fuori. Ah, serviva per tenerli. Orca. Ah, proprio là. Non so neanche se ci vanno piante qua dentro. Allora lo lascio, in caso il Lucchez gli serve lo tira via. Urca. Ok, buono dai. Perfetto, lasciamolo lì quello. Anzi, gli rimetto anche sul vaso così. Pronti per essere piantati. Adesso devo tirar via anche uno strato da quel vaso là, perché anche quella è tutta terra dell'anno scorso. Carrettino potente. Andiamo più avanti. Ok, adesso scarichiamo un po' di terra da qua. Se ci avessi tipo un attrezzo da tirare lassù, eviterei di fare, vabbè dai, stesso facciamo un leggero strato, no, tantissimo. Ma qua c'è un altro. In pratica in sti vasi qua mettiamo la gocciolante, vedete questa qua, in modo che durante il periodo estivo crescano bene, se no magari ti dimentichi qualche volta di dargli da bere, si secca tutto quanto, non va bene insomma. Non mi ricordo il nome di quei fiori lì che me l'hanno detto ieri. Lì? Chissà se è un fiore che resiste tanto durante l'estate, se ha bisogno di tanta acqua oppure no. Ok dai, mi sembra abbastanza buono così. Ah, se volete fatemi sapere all'interno di questo video se vi è piaciuto quello di ieri sul canale principale del trattorino, di dove l'abbiamo utilizzato, cioè dove l'ho utilizzato per la prima volta nella mia vita per tagliare i giardini. E poi se volete consigliatemi anche dei video che vorreste vedere, sempre fatti con il trattorino. Uno ce l'ho già in mente, voglio provare a testarlo durante la notte. Infatti ha i fari super potenti e vorrei provare a tagliare l'erba in notturna. Farò un po' fatica a registrare il video perché di notte anche le videocamere non vanno tanto bene, però buono dai, mi sembra così vada bene. Adesso andiamo a scaricarlo nel vigneto. Metto la velocità un po' più forte, per aumentare la velocità però devo aprire. Ma che roba. Adesso qua però non è il massimo perché ha piovuto, vabbè dai, ce la fa il trattorino.
Secondo voi ce la faccio a far manovra? Così, vediamo. Aspetta che abbasso la velocità. Proviamo ad andare indietro, vediamo cosa succede. Così tipo. Potente, ce la sto facendo. Però è difficile perché c'è attacco tanto lungo lì. Ok. Ma che roba in mezzo al vigneto. Cioè al filare. Che manovre potenti. Ok, ci siamo. Adesso posso scaricarlo. In teoria basta solo far così. No. Sì, quindi devo solo tirar via questa. Tirare su questo e poi tracchete. Olè. Adesso se vado avanti tipo va giù secondo voi? Proviamo ad andare avanti un po' e vedere cosa succede. Ok, andiamo a vedere se si è rovesciata tutta. No, è rimasta lì. Tocca tirarla giù a mano. Perché c'è il vigneto che è un po' è rivolto verso in qua e quindi non riesce a dargli la giusta pendenza, insomma. Ok, perfetto. Ok, mettiamo giù e adesso riattacchiamo il carretto. Dopo, come vi dicevo, verrò a trinciarlo questo vigneto qua col trattore. Buono, giriamoci. Però là c'è ancora un po' di terra, urca. Mettiamola via tutta che... Ok, buono dai, così va bene. Adesso lo riportiamo al suo posto. Così il Lughet è contento, ha fatto un bel lavoretto. Vale! Proviamo a metterlo dentro in retro come ho fatto prima. Vuoi provare a fare manovra a te? Urca, tu stai. Però si impara, cioè... Dovrei provare con quello due assi per migliorare anche fare le manovre col trattore. Perché quelle due assi è più difficile. Orca. Ok, ce l'ho fatta. Mettiamolo là dietro, giusto? Ok, va che roba. Super manovre potenti. Adesso lo stacco e dopo proseguiamo con i lavori. Bene, adesso lo utilizzerà il Lughet per tagliare l'erba. E Lughet è tornato con i fiori. Allora facciamo così, mentre lui li sistema io vado a tagliare un po' d'erba con il trattorino perché è troppo potente. Lughet, a che taglio sto giardino qua? Sto giardino qua. O vuoi o ti serve una mano a mettere giù i fiori? Sì, ho già raccolto. Sì, tutto. Hai visto che lavoretto. Allora inizio a tagliare con il trattorino. Con la sì, come hai detto te, sì. Buono dai. Allora adesso mentre Lughet pianta i fiori io intanto taglio questo giardino qua dalla parte di qua e registro un video, però stavolta lascio la telecamera ferma, ok, così potete vedere bene come taglia eccetera eccetera senza time lapse. Si inizia. Non sai mica usarlo, eh? No. Allora, adesso gli devo insegnare a Lughet a utilizzare il trattorino perché è la... No, l'avevo già testato in realtà, sì, velocemente. Vabbè, allora, per accenderlo, c'è niente, devi tenere premuto il pulsante di accensione. Ma l'ho premuto. Tieni premuto. Ah, allora. Eccolo lì, Lughet! Allora, adesso per cambiare la velocità, queste devono essere così, perché sennò non funziona quello lì, capito? Metto un... E questa invece è la potenza della rama. E quanto la devo mettere questa? Questa è al massimo. A 3. A 4. L'altezza invece? L'altezza a 4, anche quella la metto. A 4, questa qua. Vabbè, posso metterla anche dopo. Dai, sì, vabbè, mettila dopo. Neanche. E va piano, ok, va piano. Non va. Adesso chiudilo, perché c'ha una sicura. Vai, no, vai. Ma ascolta, ma solo con te? Provo io, eh. Cosa vuoi che ti dica? Alzati per favore. Ah, ma perché hai premuto là? Hai premuto questo? Dai, via, allora. Hai premuto il pulsante di sicurezza? Ecco. Va piano, che non spacchi. Allora Lughet è andato avanti a tagliare lì il giardino. Io prendo il soffiatore perché è la parte vicino al marciapiede. La pulisco subito, insomma, da buttare l'erba nel giardino, quella tagliata, perché un po' va sopra. Allora ho preso una batteria dal trattorino, l'attacchiamo qua al soffiatore, diamo una pulita qua, veloce, velocissima. La cosa più bella del soffiatore è che dove ci sono gli ostacoli, tipo le sedie e i tavolini, non serve che li sposti come facevo prima con la scopa, ma appunto tutta l'erba ci passa in mezzo e va direttamente nel giardino.
Allora ragazzi, mentre stavo utilizzando il soffiatore qua per pulire il marciapiede, è passato a trovarmi Nicolas di... Ciao a tutti! E anche lui, se volete, ha un canale YouTube dove parla di Vespa, giusto? Nicky Adventure, ecco. Viaggi principalmente. Viaggi principalmente. Adesso invece devo andare all'Agri Campeggio perché l'elettricista ha detto che bisogna decidere una cosa riguardante i lampioni. E quindi andiamo su a vedere cosa succede e successivamente invece andrò a trenciare l'erba col frutteto. Allora c'è da decidere qua. Allora in pratica la cosa da decidere era se lasciare, vedete che ci sono tipo qua lungo la strada questa qua e anche dietro in piscina ci sono tutti i lampioncini da mettere giù. Allora bisognava decidere se accenderli tutti contemporaneamente, quindi fare una linea unica, oppure dividerle in due, e abbiamo deciso appunto di dividerle perché magari la strada qui si può accendere separatamente e magari la piscina invece durante la notte, se magari si vuole spegnere eccetera, almeno si può, e anche tutto il giro intorno, anche quello tutto separato, e anche perché magari in caso di guasto eccetera si fa anche prima a capire dove si trova. Visto che mi trovo in Agri Campeggio, vi faccio anche vedere lo stato di crescita degli alberi qua, che adesso sono germogliati per bene, guardate, sono cresciuti bene. Non tutti però, ce n'è per esempio uno là che le sta stanno uscendo adesso foglie pian piano, sono un po' più in ritardo rispetto agli altri però. Adesso siamo pronti per andare a trinciare i vigneti e questa mattina lo zio ha fatto già un bel po' di lavoro. Adesso la parte che resta è quella qua davanti all'agriturismo. L'erba è cresciuta molto e entro domani dobbiamo riuscire a tagliarla tutta quanta perché il padre deve iniziare poi con i trattamenti. Adesso spostiamoci sul trattore e partiamo con la lavorazione. E Luca è là che taglia l'erba. Ok ragazzi, possiamo partire. Allora, per prima cosa occhiali, che quelli servono sempre per sicurezza. Poi cintura, che anche quella non so se avevate visto il video in cui sono andato a staccare l'estirpatore dall'Antares. Vi spiegavo che la cintura è fondamentale e sul trattore è anche l'arco in questo caso, vabbè. Nel caso dell'Antares invece c'è la cabina, perché in caso di ribaltamento insomma è una protezione. Cioè in pratica se c'è l'arco ci deve essere anche la cintura, perché altrimenti se no non serve a molto, ecco. Stessa cosa anche sull'Antares, è importante sempre metterla anche se si lavora in campo. Ecco, quello che ci hanno insegnato quando sono andato a fare il corso dei trattori. Allora, adesso non ho capito se vuole andare. Sa che vuole andare in terza. Normale il padre. Adesso vediamo come viene tagliata l'erba. Provo. Allora, io partirei da qua, così poi vengo in giù qua. Ne salto due, vado là, ok. Facciamo questo giro, top. Ok, dietro. Mi sa che il padre diceva di andare in terza. Ah, è un po' in fuori però sta trincia. Cioè, di solito la teniamo più indietro. Devo stare attento, spero io la metto più indietro. Ok, così, perché sennò, cioè, ci vado un po' addosso alle vidi proprio. Allora, adesso provo a mettere le normali e metto la... Non sono entrate. Ok. No, queste sono ancora le veloci. Ok, no, queste sono le lente, ma insomma. Ok, ci siamo. Siamo sulle normali. Allora adesso metto la terza normale e vediamo come se la cava il trattore. No, aspetta, ma perché non parte però? Ok, in avanti forse. Sì, va, sì dai, così mi sembra giusto la terza normale. Ho paura di avere ancora la mano tirata. Qua adesso in fondo non dobbiamo portare l'erba all'interno della strada per non sporcarla. Questa qua è l'Agri Campeggio, l'ha appena fatta il Leo. E la cosa difficile è sempre calcolare la distanza giusta, perché non voglio stare né troppo distante né troppo vicino alle viti, perché sennò rischio di prenderle dentro e non va bene insomma, ecco. Poi un'altra cosa che ho notato è che là abbiamo fatto le buche apposta per le viti nuove, avevamo lasciato la bella buca, no, in modo che l'acqua stesse all'interno. Con la trincia le sto rompendo tutte quante, ma vabbè, dai, ripartiamo adesso. Proprio a pelo. No, non ci passo, devo fare manovra. Allora devo spegnere un secondo perché ho notato una cosa, cioè non è che l'ho notata, ma questo appoggiamolo intanto. Devo assolutamente togliermi la felpa perché c'è un caldo. Devo assolutamente togliermi la felpa perché c'è caldissimo. Cioè, la mattina c'era quasi freddo. Oh, adesso invece proprio questo sole, mamma mia che caldo.
Dovevo mettermi anche i pantaloncini corti, ma vabbè, prossima volta dai. Adesso torniamo subito a trinciare. E comunque devo dire che è tanto alta stavolta l'erba, e con la primavera proprio è sbocciata. Guardate che roba altissima. E quindi per quello il padre vuole che andiamo in terza normale, andiamo più lenti di solito, a volte anche in prima siamo andati. E invece avendola così alta è meglio che andiamo più tranquillamente, in modo che la trinciamo meglio. E domani e poi vabbè, con le successive lavorazioni si riescono a far meglio, perché quando verrà poi a fare i trattamenti eccetera l'erba è ben tagliata. E anche con la spolonatrice dobbiamo passare fra poco. Proseguiamo con la lavorazione. Appunto per non sporcare la strada. Allora, brutta notizia, nel senso che sono alla fine, questo è l'ultimo filare, però fa un rumore. Vediamo se va adesso. No, fa un rumore strano, non so cosa è. Devo andare a farlo vedere al padre. Che cavolo è successo adesso? Ma perché? Vedete che non taglia bene. Qua quasi finito tutto, proprio alla fine si doveva rompere, non so. Dov'è il padre? Cioè la trincia mi sa che ha un problema. Eccolo là. Ascolta, fa un rumore strano. Tutto di colpo. Fa così. Cos'è successo? È partito, non mi ha detto niente, non so. Andrà a sentire il rumore. Ma quindi cos'è successo? Cosa può essere? L'hai sentito il rumore che fa? Non immaginava più. Immaginava poco niente. Così faceva. Ma sotto. Porca. Era proprio distrutta. Infatti sentivo sto... Senti sto odore. Insomma, senti il domino. Ma l'ho sentito dopo, quando è successo, eh. Era questa roba qua. Ragazzi, le cinghie della trincia sono disintegrate. Ma Dio, che ne era una solo che nasceva. Disastro, ragazzi. Stop al lavoro per un po'. Però vabbè, dai. È ancora presto, quindi... Per oggi dobbiamo riuscire a finire il vigneto. Vai a prendere le cinghie. Ecco qua. Il problema è stato da un momento all'altro proprio, cioè nel senso non funzionava tutto normalmente come al solito. E dopo, come avete visto anche voi, a un certo momento proprio ha iniziato a fare zzzz. Questo significava che le cinghie sono proprio distrutte. E sì, che comunque l'aveva fatta mettere a posto il padre una volta e gli avevano cambiate. E si vede che l'anno scorso è cresciuta troppo l'erba e l'abbiamo utilizzata troppe volte. Adesso il padre è andato a prenderle nuove e gliele monteremo subito. Allora il padre è tornato e gli hanno detto che in pratica il problema è stato che metteva troppo grasso tra, non so, troppo grasso nel cuscinetto, e dal cuscinetto viene fuori, dopo va inumidisce un po' la cinghia e la cinghia si rompe. Cinghie nuove. Ok, montate le nuove cinghie. In pratica adesso sta ritirando i registri del bullone che avevamo mollato prima. Tendicinghie. Vabbè, il tendicinghie si chiama precisamente. Eccole qua, nuove cinghie. E adesso dobbiamo rimettere la protezione laterale lì. Adesso io muciacco le rame lì. Ok, problema risolto, adesso posso tornare a trinciare. Quindi vado nell'ultimo là, lo so dove è successo. Bene ragazzi, posso tornare in campo per finire la trinciata. La trinciatura, no, la trinciata. Adesso ero arrivato tipo là in fondo, mi manca poco però dai. Devo ricontrollare qualche filare qua, tipo il penultimo e l'ultimo, che devo farlo dalla parte di là. Non ho voluto continuare lì, andare avanti, perché sennò pestavo sul terreno e magari si rovina, insomma. Allora mi sono fermato qui, qua. Proprio l'ultimo era. Ok, mettiamo le normale. Siamo in terza normale come prima. Abbassiamo, accendiamo. Oh, adesso è tornato il rombo di prima. Ma l'ha messo troppo in fuori il padre ancora, ma cioè no, troppo, porca. Se no uno si regola male poi. E adesso devo completare queste ultime, tipo questa che l'avevo lasciata indietro. Va bene dai, adesso proseguo qua, però spengo il video fin quando non finisco tutti i vigneti. Va bene dai ragazzi, allora per oggi è tutto. Se siete arrivati fino in fondo fatemelo sapere scrivendo trincia potente all'interno dei commenti, e noi ci vediamo domani nel prossimo episodio. Qui in fondo invece vi lascio il video che è uscito ieri sul canale principale, se dovete ancora vederlo. Ciao a tutti!